a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa semplicissima maglia che ho deciso di chiamare maglia Universe. Per poterla realizzare ho utilizzato nuovamente un bellissimo filato della Mistrico Filati, ossia il Cotton Light, questo cotone sottile, un po' luminoso. Dalla telecamera non so se si nota, ecco sì, questo si nota, ma quando vi farò vedere gli altri colori si noterà di più, che se vi ricordate ho già utilizzato per realizzare un'altra maglia. Questa volta ho optato per questo colore fantastico che è il numero 24, io lo adoro, è bellissimo, e vi dico già che per realizzare questa maglia io ho utilizzato solamente 150 grammi di questo fantastico filato, che è da 50 grammi e misura 185 metri. Voglio farvi vedere altri colori disponibili sul sito, ma oltre questi ne trovate veramente tanti altri. Guardate che meraviglia, questo lo adoro, è veramente un bellissimo colore, ma anche questi sono uno più bello dell'altro, e come vi ho detto ne trovate tantissimi altri sempre sul sito. Per quanto riguarda l'uncinetto, io ho lavorato con l'uncinetto il numero 4. Per una taglia M io vi consiglio sempre 150 grammi, questo perché io dell'ultimo gomitolo, quindi del terzo gomitolo, ne ho utilizzato veramente poco, quindi anche per una taglia M 150 grammi vanno più che bene, mentre per quanto riguarda una taglia L io vi consiglio 200 grammi. La lavorazione è semplicissima ma anche molto carina, perché si creano queste sorte di non so neanche come definirli, dei fiori, delle piccole lampadine, però sono veramente molto sfiziose, una lavorazione un po' particolare, però semplicissime, sono comunque pochi giri che vanno sempre ripetuti. Si lavora in tondo per la parte bassa, si lavora poi in giri di andata e ritorno, e la particolarità di questa maglia è che, avendo fatto una cucitura piccola e avendo questo filato e questa lavorazione, il fatto che vedete si tende, può essere indossata sia con le spalline su sia con le spalline leggermente giù, come in questa maniera, in modo da avere lo scollo un po' a barca, oppure ne teniamo una su e l'altra la facciamo scendere tipo monospalla, quindi possiamo indossare questa maglia come preferiamo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così mi raccomando, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete trovarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che io in descrizione vi metto sempre sia il link per il PDF nel quale trovate spiegato passo per passo come realizzare la creazione che vi presento, e inoltre trovate il link anche al mercatino dei filati, ossia il link che vi riporta a Instagram, dove metto i pacchi offerta sui miei gomitoli che mi sono avanzati. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, che già vedete qui che è in fase di lavorazione, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Cotton Light. Il colore che ho scelto io è questo fantastico celeste, che è il numero 24, però guardate, ci sono dei colori veramente fantastici che potete usare per rendere questa maglia molto elegante, soprattutto per la sera, dato che comunque stiamo andando a fare un punto molto elegante anche lui di per sé. Detto ciò, vi dico già che io per lavorare la mia maglia ho montato con l'uncinetto il numero 4 150 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 50. Un consiglio che vi do, io visto che ho lavorato con l'uncinetto il numero 4, le catenelle iniziali sono andata a fare con il numero 4 e mezzo, in modo tale che la lavorazione non mi tirasse dove ho le catenelle, quindi è un piccolo consiglio che vi do. E con 150 catenelle io ho ottenuto una circonferenza, ne ho lavorato il primo giro, quindi non vi dico con le catenelle iniziali lavorate col 4 e mezzo, perché comunque sarebbe sfalsata la misurazione, ma lavorato poi il primo giro, quindi con l'uncinetto il numero 4, io ho una larghezza di 84 centimetri. Ora, per le taglie più grandi, dato che la lavorazione è un multiplo di 15, io consiglio per una taglia M di mettere uno, massimo due motivi in più, se non la volete aderente ma la volete un po' larga, quindi morbida, mentre per una taglia L vi consiglio di mettere due o tre motivi in più. Sempre se volete avere la maglia un po' morbida, allora tre motivi, se non anche quattro. Detto ciò, io qui vi farò vedere appunto un piccolo campione su come andare a realizzare questa questo meraviglioso punto, che vi faccio vedere meglio così. Vedete, abbiamo queste sorte di pigne, se vogliamo chiamarle così, fiori, non so neanche come definirli, che si alternano.
Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Io lavoro anche il filo con cui ho iniziato le catenelle in modo tale da non farlo vedere. Poi naturalmente andrò a tagliare quello che mi rimane. Almeno questo l'ho fatto qui, questo è un campione, quindi poi questo lo disferò. Fatte le nostre 3 catenelle, continuiamo la lavorazione, andiamo a fare altre 3 catenelle. Saltiamo 2 catenelle di base, entriamo nella terza, andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro in successiva e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Ho così realizzato 3 archetti che separano le maglie basse, 1, 2, 3. Questo invece separa la maglia bassa dalla maglia alta. 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo dalla maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, salto 2 catenelle e vado a fare la mia prima maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 catenelle, seconda maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 catenelle, vado a fare la mia terza maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 catenelle, vado a fare la mia quarta e ultima maglia bassa. 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo. E bisogna fare questo per tutto il giro. Facciamo anche un'altra insieme. Quindi vado nella terza e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 catenelle, seconda maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 catenelle, terza maglia bassa. 2 catenelle, scusa, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, quarta e ultima maglia bassa. Quindi possiamo andare a chiudere il nostro giro andando a fare, scusate, mi sono tirato il filo, andando a fare le nostre 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. 3 catenelle di separazione, vado nel primo archetto tra le prime due maglie basse, quindi salto questo, vado tra le mie prime due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi 3 catenelle, vado direttamente nel primo archetto tra le prime due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, arrivo dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta e si ricomincia. 3 catenelle, vado nell'archetto tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Per andare a terminare il secondo giro, andiamo a fare 3 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo nella maglia alta iniziale e andiamo a fare una maglia alta. Entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa. Questo ci serve per evitare di fare le maglie bassissime, che poi si vedrebbe che la lavorazione tende a girare. Quindi possiamo fare il terzo giro. Per fare il terzo giro, rientro dentro l'archetto formato dalla maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima e vado a realizzare sempre 3 catenelle che sono la maglia alta e poi
3 catenelle di separazione, vado direttamente nell'archetto tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e vado direttamente nel ventaglio, quindi quello formato da maglia alta e catenella, e vado a fare 5 maglie alte separate da una catenella, quindi prima maglia alta, catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro, terza maglia alta, catenella di separazione, rientro, quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro, quinta maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi vado nel primo archetto tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, vado direttamente nell'archetto del ventaglio e vado a realizzare le mie 5 maglie alte. 1, catenella di separazione. 2, catenella di separazione. 3, catenella di separazione. 4, catenella di separazione. 5, e di nuovo da fare le mie 3 catenelle. 1, 2, 3. Andiamo nell'archetto tra le due maglie basse e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, si ricomincia con le 5 maglie alte. Quindi deve essere fatto questo per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro, prendiamo il filo, entriamo nell'archetto formato dalla maglia bassa iniziale e andiamo a fare 4 maglie alte, separate sempre da una catenella. Quindi una, catenella di separazione, 2, catenella di separazione, 3, catenella di separazione, 4. Per terminare il giro andiamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo quindi terminato il terzo giro. Quarto giro, entriamo nell'archetto della maglia bassa e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, andiamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle che mi separano le due maglie basse e facciamo una maglia alta. 3 catenelle e andiamo direttamente dove abbiamo le 5 maglie alte. Entriamo nel primo archetto tra le due maglie alte e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi andiamo nell'archetto che mi separa le due maglie basse e andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, andiamo tra le maglie alte e andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di due maglie basse. 3 catenelle e bisogna fare questo per tutto il quarto giro. Per terminare poi il quarto giro andiamo sempre dove abbiamo le maglie alte, entriamo tra le prime due e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Qui ho la maglia bassa iniziale, quindi non vado a rifare le 3 catenelle, ma vado a fare una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa e vado a fare una mezza maglia alta. E a questo punto possiamo iniziare a fare il nostro quinto giro. E quindi entriamo sempre dentro l'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il quinto giro. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, vado direttamente nel primo archetto tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa.
3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo si ricomincia da capo, andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il quinto giro. Terminiamo il quinto giro andando a fare sempre 3 catenelle, una maglia bassa nel primo archetto tra le due maglie basse, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, e invece di fare 3 catenelle andiamo a fare una catenella, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa iniziale e facciamo una mezza maglia alta. Vedete, stiamo creando appunto le nostre pigne che poi andranno ad alternarsi in questa maniera. Quindi andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. Entriamo sempre nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, entriamo nell'archetto di una catenella del ventaglio e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi una catenella di separazione, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, rientro quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro quinta maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado nel primo archetto tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia andando a fare di nuovo le 5 maglie alte nell'archetto del ventaglio. Quindi una catenella di separazione, 2 catenella di separazione, 3 catenella di separazione, 4 catenella di separazione, 5 3 catenelle di separazione, andiamo nel primo archetto tra le due maglie basse, realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo si vanno a fare le nostre 5 maglie alte. Quindi entriamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, seconda maglia, seconda maglia alta, catenella di separazione, terza maglia alta, catenella di separazione, quarta maglia alta, catenella di separazione, quinta maglia alta. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare 3 catenelle, entriamo nel primo archetto tra le due maglie basse e facciamo una maglia bassa. E terminiamo il giro andando a fare catenella di separazione, prendiamo il filo, entriamo nella maglia bassa iniziale, andiamo a fare una mezza maglia alta. E così abbiamo terminato i 6 giri che vanno sempre ripetuti e ci permetteranno di avere le pigne alternate. Voglio farvi vedere soltanto una volta il primo giro in quanto abbiamo una base diversa rispetto a prima che avevamo le catenelle. Quindi entro dentro facendo una maglia bassissima e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado tra le prime due maglie alte e vado a fare la mia maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Vedete, abbiamo rifatto i 3 archetti che avevamo fatto qui in basso, 3 catenelle e si ricomincia. Andiamo nell'archetto tra le due maglie basse e andiamo a fare la nostra maglia alta.
3 catenelle e di nuovo andiamo direttamente tra le maglie alte, andiamo a fare i nostri archetti, quindi maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, andiamo nell'archetto tra le due maglie basse, andiamo a fare una maglia alta e si ricomincia così, quindi per tutto il giro. Questa è la lavorazione che verrà fuori. Io ho quasi terminato di fare l'altezza della mia maglia, ossia la lunghezza dal basso verso gli scalfi, e quindi poi vi farò vedere come si continua la lavorazione quando andremo a mettere i marcatori e divideremo la parte dietro dalla parte avanti. Una sola cosa: se avete bisogno a un certo punto di allargare o di stringere la lavorazione, io vi consiglio di passare a lavorare con un uncinetto di misura più grande o più piccola. Quindi se dovete stringere un po' la lavorazione perché magari i vostri fianchi sono più piccoli del vostro seno, allora passate a lavorare con il 3,5. Caso contrario, avevate iniziato per fare la misurazione dei fianchi, però il seno è più grande, passate al 4,5. Però io come sempre vi consiglio di, quando mettete le catenelle iniziali, di mettere quanto avete e più larghi o i fianchi o il seno, perché altrimenti con determinati punti non si possono fare troppi aumenti né troppe diminuzioni, proprio perché il punto non lo permette, e possiamo allargare o stringere la lavorazione solo cambiando l'uncinetto. Allora, io ho terminato di lavorare la mia maglia, ho ripetuto i motivi per 7 volte, vedete, io l'ho contati così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e come lunghezza per me va più che bene. Adesso ho messo i marcatori per poter dividere la parte dietro dalla parte avanti. Per fare ciò sono andata a contarmi le mie gruppi di 5 maglie alte. Io ne ho un totale di 10, quindi ne ho messi 5 dietro e 5 avanti. Andando a mettere il marcatore, scusate per il dito macchiato di inchiostro, ma ho litigato con la stampante. Comunque, andando a mettere il marcapunti nella seconda dei 3 archetti di catenelle, quindi qui dove ho l'ultima dei miei 5 gruppi e il primo dietro, stessa cosa da quest'altro lato. Naturalmente, se avete un numero dispari, tipo ne avete 11, 5 vanno messi da dietro, 6 vanno messi davanti. Quello dispari va sempre messo sul davanti, in quanto abbiamo il seno. A questo punto quindi continuiamo la nostra lavorazione, ma non lavoreremo più in giri di andata e ritorno, in giri di tutto tondo, ma lavoreremo in giri di andata e ritorno, e quindi andiamo a fare il nostro primo giro. E vado a fare sempre le mie 3 catenelle. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia bassa, e fino a qui continuo a lavorare normalmente come ho sempre lavorato il mio primo giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il secondo. Sto terminando il primo giro, vado a fare le mie 3 catenelle, entro nell'archetto dove ho il marcatore e vado a fare una maglia bassa. A questo punto ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, e rientriamo un'altra maglia alta, e poi andiamo a lavorare manualmente 3 catenelle, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, salto la prima, vado direttamente in questa che stanno nella mia lavorazione, e vado a fare la mia maglia bassa e continuo a lavorare come abbiamo sempre fatto, quindi 3 catenelle maglia bassa, 3 catenelle maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Continuiamo quindi così per tutto il nostro secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi a fare il terzo. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella contando da sotto che equivaleva alla mia prima maglia alta, vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, e all'interno dell'archetto di una catenella andiamo a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta e ci fermiamo. Solitamente noi ne facciamo 5, di lato qui ne facciamo solamente 3. 3 catenelle, andiamo a lavorare normalmente il nostro terzo giro. Si salta le 3 catenelle, andiamo direttamente negli archetti tra le maglie basse e andiamo a fare la maglia bassa.
3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, e qui invece andiamo a lavorare normalmente i nostri 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi qua si torna a lavorare normalmente. Continuo così fino ad arrivare alla fine del terzo giro. Vi faccio vedere poi come terminare e come iniziare il quarto. Sto terminando quindi anche il mio terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, scusatemi, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Adesso ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro. O vi alzate con una catenella o fate come me ed entrate direttamente nella maglia alta e fate una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E poi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse. 3 catenelle e andiamo a fare i nostri archetti tra le varie maglie alte, facendo sempre maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia da capo. Continuiamo così quindi per tutto il nostro quarto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quinto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro tra le due maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il prossimo giro. Entriamo nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo la prima maglia bassa, entriamo direttamente nella seconda. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 3 catenelle, di nuovo andiamo a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa e in ogni archetto di 3 catenelle, separando sempre con 3 catenelle. Quindi come abbiamo sempre lavorato. E continuo così quindi per tutto il mio quinto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il sesto e ultimo giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado nel primo archetto e faccio 3 catenelle. 3 catenelle di separazione, vado direttamente nell'ultima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Sesto e ultimo giro, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e poi vado a fare normalmente le mie 5 maglie alte separate da una catenella. 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle e poi andiamo direttamente nell'archetto tra le due maglie basse, facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo maglia bassa e si ricomincia da capo. Farò questo per tutto il mio sesto giro, vi farò vedere come terminare e poi come riandare a fare il nostro primo giro. Sto terminando anche il sesto giro, vado a fare le mie 3 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta. A questo punto si gira la lavorazione e si ricomincia dal primo giro. Quindi normalmente andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione e andiamo tra le maglie alte per fare la nostra maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi questi sono i 6 giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Naturalmente io vi dirò quante volte li ho ripetuti e poi farò la stessa cosa anche dietro. Una volta fatto questi due pezzi li andremo a cucire.
Allora, io ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro e ho ripetuto i 6 giri per 2 volte e poi solamente i primi 3 giri, quindi ho ripetuto il motivo 2 volte e poi sono andata a ripetere solo i primi 3 giri per avere appunto lo scalfo di circa 17 centimetri. E ho fatto la stessa cosa anche dietro. E per quanto riguarda la cucitura, io sono andata a cucire soltanto per 1 centimetro sia a destra verso sinistra. Questo mi permetterà di avere uno scollo largo, quindi posso far scendere anche, diciamo, le pretelle dalle spalle, quindi avere uno tipo uno scollo a barca. Però voi potete cucirlo anche di più, quindi avere un classico scollo normale se preferite avere lo scollo più chiuso. Detto ciò, quindi anche questa maglietta è terminata.